Ci muoviamo in bici e, proprio perché per dimostrare contro l'ultima ordinanza di chiusura che ha disposto la chiusura dei parchi, delle piazze e dei lungomari. E, noi rivendichiamo l'esigenza proprio di usarli questi spazi e di usarli, cioè di viverli questi spazi, e che questi spazi non sia, e che le uscite non siano solamente motivate da shopping, andare al lavoro, e come abbiamo visto fare nell'ultimo lockdown, cioè i bambini chiusi in casa perché la scuola è chiusa. Cosa rimane per loro? Cioè, cosa rimane? Andare con i genitori a fare la spesa? Cioè, per noi c'è proprio un'esigenza che è di salute, di portare i bambini fuori di casa e non nei negozi, che sono i luoghi meno adatti. Cioè, che idea di salute c'è nel disporre la chiusura dei parchi? Scelto la villa comunale perché ci permette anche di arrivarci da più parti della città, è in pianura, è diciamo il Napoli ha pochi parchi, ecco, già ha una situazione, partiamo da questa situazione. Ci sono pochi spazi verdi, la villa comunale è uno di quelli, diciamo, grandi, e dei pochi grandi, poi c'è il Bosco di Capodimonte, poi ci sono piccoli parchi di quartiere. Abbiamo deciso di andare alla villa comunale, non in un piccolo parco di quartiere, che anche molto importanti sono i piccoli parchi di quartiere, perché proprio perché non ci si può muovere, non ci si può allontanare da casa propria, quei piccoli parchi di quartiere sono molto importanti. Però Napoli, oltre ad avere ha pochi parchi, però poi dopo ha il lungomare, che è uno spazio aperto che diciamo compensa l'assenza di parchi che sono presenti in altre città, per cui per noi il lungomare è uno spazio aperto che deve essere fruibile e non già per i ristoranti e per i bar. Ancora una volta facciamo venire fuori una contraddizione, ma quale salute si vuole difendere? Quale idea di salute c'è dietro la decisione di chiudere dei parchi?